BNI, il cuore dell'imprenditore marchigiano nel business. www.bnimarche.it. Nello spazio BNI o BNI, se preferite, oggi una donna, finalmente un'imprenditrice. Ben arrivata, Lucia Valchera. Grazie, grazie dell'accoglienza. E allora, Lucia, spiegaci subito di che cosa ti occupi tu. Allora sì, io mi occupo di dare consulenze nei sistemi di gestione e per la qualità, per l'ambiente, per la sicurezza. Che cosa vuol dire? Aiuto di fatto l'azienda a costruirsi appunto un sistema ben organizzato che va a guardare tutti i suoi processi aziendali, partendo dai processi di alta direzione, per passare ovviamente ai processi di realizzazione di quello della sua mission, no? Il suo core business, e poi anche i processi di supporto. Lo fa in che modo? Puntando innanzitutto all'efficacia, no? Vogliamo creare, ma anche in modo efficiente, e quindi puntando alla riduzione dei costi. E ci sono tanti tipi di costi, così. Possiamo dire, Lucia, che tu sei una consulente che funziona un po' come un medico dell'azienda? Allora, diciamo sì, un medico, quello un po' lo stile olistico. Ecco, dolce. Assolutamente dolce. Non sempre, perché a volte bisogna un po' affrontare le cose di petto, sicuramente, ma olistico nel senso appunto di una visione completa dell'azienda. Se vogliamo puntare all'efficacia e all'efficienza, è inevitabile guardare l'azienda insomma in tutti i suoi aspetti. Però fammi dire, usando quali metodi, insomma. Certo, sono importanti i metodi. Assolutamente, visto che si parla appunto di metodo. Allora, certamente c'è tutta la mia creatività e non ci sono dubbi, però ci sono dei metodi di riferimento. Il principale è sicuramente quelli offerti dalle norme internazionali ISO che aiutano, che sono proprio, vanno a lavorare appunto sui sistemi di gestione dell'azienda. Punto intanto, ovviamente considero quelle norme di fatto per tre aspetti. Uno è il fatto che sono norme che puntano sulla soddisfazione e secondo me abbiamo bisogno di essere soddisfatti, certo. Quindi contribuire, questo è importante. Due, perché sono norme molto ben fatte, ormai hanno decenni sulle spalle di revisioni eccetera, quindi sono norme efficaci. E tre, perché poi l'azienda può sempre puntare a ottenere la certificazione del suo sistema e quindi a dimostrare, a mettere a disposizione ai propri clienti una dimostrazione che è un'azienda seria, che fa sul serio, che vuole davvero arrivare alla sua soddisfazione, e quindi è un valore aggiunto, evidentemente. Indubbiamente. Lucia, quali sono le aziende che ti contattano o che tu cerchi proprio perché magari hai anche visto o ipotizzato che ci sarebbe da lavorare appunto su questi aspetti che ci hai illustrato? Allora, guarda, io in quanto appunto libera professionista, quindi sicuramente il mio target sono aziende diciamo dai 10 ai 150 dipendenti, una struttura, sì. Insomma, una dimensione di questo tipo. E ma al di là della dimensione, aziende che hanno veramente voglia di crescere.
se l'azienda ha voglia di crescere, questo intanto il sistema che propongo è sicuramente un sistema che crea lo zoccolo duro, ben organizzato, su cui poi appunto andare a, a puntare verso l'alto, ma anch'io ho le carte giuste per aiutarla, l'azienda a fare questo percorso. Io credo che sia un lavoro di reciproca soddisfazione sia per te che per l'azienda che poi no, si affida a te proprio per le certificazioni e per tutto quello che va fatto. Guarda, fammi dire questo. Allora, non sono progetti facili, nel senso che appunto non puntano solo a ottenere un bollino blu, ma proprio puntano a darsi una bella strutturata. Quindi non sono progetti facili. E tipicamente sono progetti che, diciamo così, ad un certo punto c'è un momento di crisi. E quando c'è la piena insoddisfazione da parte di tutti, così, e io devo tenere duro, devo essere, dare forza e fiducia al progetto in modo che risalga, e quando risale poi dopo veramente diventa una grande soddisfazione. E è inevitabile quel momento di crisi, perché è tutto, cioè è il classico momento della crisi che viene quando devi creare un cambiamento, e c'è la resistenza, la consapevolezza del cambiamento, appunto, e la fatica del cambiamento, certo, perché certo, è anche una fatica, poi però arriva la soddisfazione. Lucia, e allora adesso veniamo al tuo rapporto con BNI. Sì. Ecco, come sei entrata, sì, e soprattutto se volevo chiederti se anche tu hai trovato soddisfazione e un mercato che ti si è aperto grazie a BNI. Allora, assolutamente sì. Allora, innanzitutto io sono entrata un paio d'anni fa. Appena era scoppiata la pandemia, che peraltro pensavo potesse durare un po' di meno, e invece così. Quando me l'hanno proposto, al di là della pandemia, ma ho capito subito che era giusto per me, perché BNI è un modo di fare business basato sulla collaborazione, e questo è un altro dei valori, insomma, che sento molto molto miei. Tra l'altro è stata una carta vincente, perché appunto pandemia, insomma, anche così, che è durata così a lungo, sicuramente sono arrivati lavori, e soprattutto mi ha permesso di non sentirmi isolata e entrare settimanalmente in questo gruppo di imprenditori, di aziende con i quali confrontarsi, sia anche sentire anche i successi degli altri e anche magari le difficoltà degli altri, è stato veramente un modo per non essere isolati. Per me è stato molto molto importante. E poi assolutamente arriva il risultato. I risultati arrivano, quindi io sono anche soddisfatta. Anche perché abbiamo capito che il tuo lavoro, come tanti altri, si basa proprio sulla fiducia, no? Che riusciamo ad ottenere, e di conseguenza in BNI c'è proprio questo rapporto di fiducia reciproca. Lucia, noi ti ringraziamo per questa testimonianza, e naturalmente dove ti troviamo se c'è un'azienda che avesse bisogno della tua consulenza? Allora, intanto va bene, io sto abitando dalle parti di Macerata, ma ovviamente giro, e quindi mi potete trovare così. Però dal punto di vista su internet ci sono, vabbè, insomma, c'è Facebook piuttosto che un piccolo blog, e poi sto sviluppando un piccolo sito, una vetrina che aiuta magari a capire un pochino meglio. Quindi sì, e poi ovviamente sul portale del BNI, scusate, cioè, lì trovate tutti i miei riferimenti. E allora ti cercheremo. Grazie. Bene, Lucia, a grazie, presto. Grazie mille.
B&I, il cuore dell'imprenditore marchigiano nel business. www.bnimarche.it